Siamo all'appuntamento con l'informazione su Teletruria, ben trovati. Apriamo con la cronaca giudiziaria. Esce dal carcere l'uomo che uccise la madre e va in comunità. Il servizio. Esce dal carcere Emanuele Andreini, il 48enne di Subiano che lo scorso ottobre ha ucciso la madre 85enne soffocandola nel sonno. L'uomo, comparso davanti al GUP del Tribunale di Arezzo Stefano Cascone, è stato giudicato totalmente incapace di intendere e di volere e per questo affidato alla comunità Prati di Abbadia San Salvatore. Il fatto accadde nell'ottobre scorso. L'uomo, dopo aver ucciso la madre nel sonno, chiamò i carabinieri confessando quanto accaduto. Il delitto avvenne nella villetta di Calbenzano, nel comune di Subiano, dove mamma e figlio vivevano. Il 48enne, una volta ascoltato dal PM Francesca Eva, ribadì la confessione dicendo di non sapersi spiegare il motivo dell'omicidio. Nessuna gara truccata per assegnare la gestione dei rifiuti nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto. Il Tribunale di Firenze ha assolto con formula piena l'ex direttore di ATO Toscana Sud, il valdarnese Andrea Corti, insieme ad Eros Organi e Marco Buzzichelli, rispettivamente amministratore e consulente del raggruppamento temporaneo di impresa Progetto 6, aggiudicatario nel 2012 dell'appalto indetto da ATO Toscana Sud per un valore di 171 milioni e 608.000 euro. Per loro l'accusa era di turbativa libertà degli incanti. È stata la procura fiorentina a chiedere l'assoluzione e inoltre caduta anche l'accusa di corruzione per mancanza di prove contro Andrea Corti. E dopo l'aggressione a due agenti della Polizia Municipale, il sindacato alza il tiro e si dice pronto allo scontro con l'amministrazione comunale per avere più tutele. Ha riportato seri problemi alle vertebre l'agente di polizia municipale picchiata da un giovane straniero riconosciuto da un professionista che uscendo dal lavoro era stato aggredito dalla stessa persona sabato scorso. L'episodio ha suscitato la presa di posizione del SULPL, il sindacato di polizia locale. Mi dispiace dover sottolineare ancora una volta, dice il responsabile Davide Frondaroli, che dopo le ripetute aggressioni nei confronti degli operatori di polizia municipale non abbiamo visto nessun miglioramento delle dotazioni e formazione del personale stesso. Dopo le lungaggini burocratiche dell'iter per la messa in funzione delle body cam, le medesime sono ancora chiuse nel cassetto. La cosa che più amareggia, prosegue, è che il tanto sventolato taser, del quale da tempo si parla, ancora non ha visto la luce. Mi preme sottolineare che a livello nazionale questo strumento, oltre all'effetto deterrente nella maggior parte dei casi, ha avuto tutti i riscontri positivi. Il mio appello nei confronti dell'amministrazione comunale, conclude, è quello di pensare maggiormente alla tutela dei lavoratori e farli lavorare in sicurezza, rispettando gli accordi presi nelle sedi istituzionali. Il sindacato è sempre stato disponibile al dialogo, ma ciò non è servito a far valere le proprie ragioni. Pertanto siamo pronti anche allo scontro, se fosse necessario per la salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori. E adesso una storia sconcertante che arriva da San Giovanni Valdarno. Si sdraia sui binari e si fa riprendere dagli amici con lo smartphone davanti a persone che attendono il treno. Alle grida dei presenti la banda di ragazzini si dà alla fuga. L'episodio è accaduto lo scorso 15 dicembre alla stazione di San Giovanni Valdarno. Secondo quanto raccontato da un testimone ad Arezzo Notizie, vediamo la foto, il ragazzino staccatosi dal gruppo ha oltrepassato la linea gialla e si è sdraiato sulle rotaie. Quando alcuni passeggeri hanno dato l'allarme, il gruppetto è fuggito. Sull'episodio ci sono indagini in corso per capire l'origine e le motivazioni del gesto. Cambiamo argomento, prosegue il percorso di conoscenza del territorio da parte del nuovo vescovo. Oggi visita all'ospedale San Donato. Avrebbe voluto portare il suo saluto ai pazienti e al personale dell'ospedale cittadino già dal suo insediamento, il nuovo vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro, e in questa sua prima visita ha dimostrato la sua piena disponibilità ad iniziare un percorso condiviso. Sì, l'incontro nell'ospedale per me oggi ha anzitutto un valore natalizio di chi come vescovo viene per portare in un luogo così delicato e io dico sacro che è l'ospedale la benedizione del Natale, e allora l'incontro con tutto il personale, tutta la famiglia ospedaliera a partire dal direttore generale e con gli altri direttori, ma per arrivare poi anche ai malati, quindi una visita che porti la benedizione, la gioia, la pace del Natale. Però per me ha un valore ulteriore perché non è stato possibile il 27 novembre al mio ingresso collocare questa tappa. Lo sento come una delle tappe del mio ingresso nella città di Arezzo, nella diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, che è la tappa dell'incontro con la persona che vive
il cammino della malattia e l'attesa della salute. Tra l'altro, tra i vescovi toscani, Miglia Vacca ha proprio la delega alla salute, oltre a turismo, sport e tempo libero. Diciamo che è una scelta condivisa quella di andare insieme in questo percorso di crescita, sia sotto il profilo spirituale, sia sotto il profilo della innovazione e dell'aumento del potere, della potenza dell'ospedale d'Arezzo e degli ospedali di Bibbiena, San Sepolcro e Cortona. Dopo aver incontrato i vertici aziendali e i capi dipartimento, con i quali ha nuovamente dimostrato la sua apertura, rivolgendosi esplicitamente anche a chi non si professa credente, il vescovo è stato accompagnato con rispetto e delicatezza in alcuni reparti. E la manovra di bilancio di fine anno della Regione Toscana è al centro dell'ultima seduta d'aula dell'anno del Consiglio regionale, spalmata su 4 giorni. Salute, lavoro, investimenti. Questi i 3 punti chiave sui quali pone l'accento il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, anticipando la posizione sulla manovra di bilancio di fine anno della Regione Toscana. Manovra economica al centro dell'ultima seduta d'aula dell'anno. Il gruppo del Partito Democratico ha presentato un maxi emendamento per quello che riguarda la Toscana diffusa. Risorse per i piccoli comuni nei prossimi 3 anni, risorse per poter fare un bando per la sicurezza stradale e poi risorse per quanto riguarda la parte sociale. Previsti inoltre interventi specifici anche per il territorio aretino. Il finanziamento per un fondo di rotazione che i consorzi possono utilizzare per la progettazione degli invasi e della rete irrigua, penso per esempio alla nostra Val Tiberina e la nostra Val di Chiana, e poi il rifinanziamento della variante del Corsalone sulla RS71. Per il portavoce dell'opposizione Marco Landi, il bilancio è un regalo di Natale riciclato. Manca il piano regionale di sviluppo e questo chiaramente pone mancanza alla progettualità, a quella che può essere la programmazione della nostra attività regionale. Mancano i piani regionali sull'energia, sull'ambiente. Critica la posizione di Landi anche sul capitolo sanità. Il bilancio della sanità lo vedremo alla fine di aprile e quindi lì capiremo se veramente la Giunta regionale metterà le mani nelle tasche dei toscani. Adesso passiamo al Consiglio Comunale di Arezzo. È stata una giornata intensa. In mattinata la discussione sulle variazioni di bilancio del piano triennale ha animato il confronto tra le parti. È stato l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi a presentare un pacchetto di proposte di variazioni al piano triennale delle opere pubbliche che ha animato il confronto questa mattina tra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale. Il restauro del bastione di San Bernardo, gli interventi di adeguamento sul patrimonio edilizio e la manutenzione delle strade sono le opere programmate con l'incombenza del PNRR che vedrà entro la fine del mese l'affidamento di 4 interventi che riguarderanno la scuola di via Colombo, l'area del Baldaccio Rossellino, le mura storiche di via Fraguittone, il campo scuola e il primo lotto della palazzina Cadorna. Dopo le argomentazioni presentate dall'assessore è iniziato il dibattito. Marco Donati di Scelgo Arezzo ha sottolineato la lentezza dei lavori in corso su tutti i cantieri con la sola eccezione della seconda canna del Baldaccio, ma i mancati progetti per la Smart City mettono all'angolo le scelte della Giunta. Giovanni Donati del PD ha toccato il tema del mancato ammodernamento delle strutture sportive, mentre il capogruppo del PD Donato Caporali ha ribadito come le frazioni siano le grandi dimenticate alla pari del progetto Terzo Luogo. Romizzi di Arezzo 2020 ha messo l'indice sulla lentezza dei lavori del PNRR che rischia di perdere i finanziamenti, mentre il 5 Stelle Menchetti ha chiesto chiarimenti sul futuro di Castellano del Secco. Per la maggioranza la difesa dell'operato della Giunta è arrivata da Bardelli che ha elencato i problemi in via di risoluzione, dalla sicurezza idraulica in via Romana alla doppia canna del Baldaccio, mentre Cucciniello di Fratelli d'Italia registra il giusto approccio ai temi ma chiede l'incremento del personale per procedere con maggiore celerità. La delibera è passata con i voti della maggioranza. E mentre si lavora al bilancio c'è stata una conferenza stampa di Arezzo 2020, rilanciato il ruolo della partecipazione dal basso e bocciata alla Giunta Ghinelli.
Inelli e la destra aretina bocciati su tutti i fronti, un'amministrazione, se riguardate i servizi anche vostri della conferenza stampa di fine 21, Ghinelli ha detto le stesse cose a fine 22, l'assenza di un'amministrazione effettiva che guida e governa i processi in questa città la sentiamo noi dell'opposizione, ma la sentono i tanti cittadini e le cittadine che ci interpellano. La fine dell'impero, altro dato, penso che Ghinelli con la conferenza stampa di ieri abbia definito in qualche modo la fine di questa amministrazione, perché non c'è nessuna visione, nessun progetto strategico, tutto ciò che è stato annunciato negli anni passati ancora non è stato realizzato, la città è piena di buche, tanto per citare un tema caro a molti cittadini, manca una strategia di sviluppo economico della città, non può essere solo la città del Natale, insomma penso che gli aretini, 100.000 aretini necessitano di un sindaco, di una guida molto più autorevole di quella che c'è ora e soprattutto che vive la città e che ha una visione per i prossimi anni, noi ce l'abbiamo. Pronto, voi insistete su un tema, quello della partecipazione, rilanciando il ruolo delle frazioni, delle realtà anche marginali e con un ruolo diverso appunto dei certi di aggregazione. Sì, su proposta di Arezzo 2020 per cambiare a sinistra è stata presentata una delibera che vuole rimettere i centri di aggregazione sociale al centro della vita cittadina. Laddove l'amministrazione è assente, il sindaco non c'è, ma c'è invece la necessità di spiegare ai cittadini quali sono le proposte, gli interventi da fare e soprattutto di ascoltare i cittadini, quale miglior luogo dei centri di aggregazione sociale, che sono già un punto di riferimento sul territorio, soprattutto sulle frazioni. Torniamo alla cronaca. Giovane arrestato dalla polizia municipale per spaccio. Si tratta di un nigeriano di 24 anni, sorpreso ad Arezzo nella zona di Saione e trovato in possesso di 12 involucri di plastica termosaldata contenenti eroina per oltre 20 grammi e una somma di denaro pari a 1.755 euro, probabile provento di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato il tutto insieme ad un telefono. Attività criminali e corruzione. Presentati i risultati del sesto rapporto in Toscana. Prevale la 'Ndrangheta, seguita da una matrice mista e straniera e dalla Camorra. Si radica e si diversifica nella regione la cosiddetta variante toscana, che definisce caratteristiche e specificità territoriali della presenza e dell'influenza delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e sociale della regione. Ne emerge una sottolineatura di un'azione pesante nel traffico di stupefacenti che interessano in particolare la costa, il porto di Livorno come luogo di transito e fortunatamente intercettato e contrastato con efficacia dalle forze dell'ordine. Vi è poi la presenza di fenomeni di sfruttamento, di gioco d'azzardo, usura, prostituzione, ma in una dimensione che appare essere contrastata con efficacia. Sono state 8.206 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. Le società interdette per mafia sono state 29, con una leggera diminuzione rispetto al 2020. Poi gli immobili confiscati alle mafie. Su base provinciale, Siena risulta essere la prima in regione per numero di beni, seguita da Pistoia, Arezzo e Grosseto. Importantissimo è lo sviluppo e l'utilizzo dei mezzi sia dei prefetti sia del direttore della DIA per cercare di anticipare la tutela del cittadino, perché intervenire con interdittivi antimafia, intervenire con accessi ai cantieri, intervenire con dei controlli preventivamente all'esplicarsi dell'attività criminale consente come prima cosa che fondi pubblici non arrivino alla criminalità organizzata, come seconda cosa consente di intercettare in un momento antecedente lo stabilizzarsi sul territorio di una forma di criminalità organizzata, che è uno un po' degli obiettivi principali dell'attività preventiva. Furto con destrezza in gioielleria, rintracciate e denunciate dalla polizia municipale due donne che facevano parte del gruppo di quattro che, dopo essere entrata alla Grace Gallery in via Cavour ad Arezzo ed aver versato una caparra per l'acquisto dei gioielli, si erano invece allontanate con anelli e monili per un valore di 5.000 euro. Bilancio politico degli ultimi quattro anni e linee guida per le prospettive future. Questi punti chiave affrontati all'interno del 21° congresso della CGIL di Arezzo. Ci racconta tutto Riccardo Ciccarelli.
Ci sono dei temi di carattere nazionale che però si intersecano anche con quelli locali, penso in particolar modo al precariato nel mondo del lavoro, ai temi dell'inflazione. Si dibatte anche di questo all'interno del congresso CGIL di Arezzo. Inevitabile non parlare per esempio di precarietà, che è un tema che per quanto riguarda il lavoro è una estrema urgenza, cioè non possiamo immaginare il futuro del paese e il futuro del lavoro senza qualificare lo stesso lavoro, e quindi l'idea di poter circoscrivere i rapporti di lavoro a condizioni temporanee nell'utilizzo e nel massimo sfruttamento che, come si è visto negli ultimi anni, questo ha determinato condizioni di lavoro svantaggiate, è uno degli obiettivi da superare. Quindi quello è un tema, come la fiscalità, come la previdenza, come l'emergenza salario, e dentro il nostro congresso stiamo discutendo proprio di questo, perché il congresso serve a predisporre un progetto politico che dovremmo portare avanti anche a partire dal territorio. In giornata il rinnovo del gruppo dirigente, gli obiettivi principali dai quali partirete anche per il prossimo anno quali saranno? Il compito del congresso è appunto rieleggere anche gli organismi direttivi, quindi con la cautela necessaria questo gruppo dirigente continua a proporre quello che è stata un po' la dichiarazione programmatica della mia elezione un anno fa: valorizzare il territorio, cominciare a affrontare la transizione, la trasformazione che il mondo del lavoro, dei pensionati, la società sta vivendo, cercando di dare respiro e risposta alle persone, al mondo del lavoro, ai cittadini, ai pensionati, provando a immaginare una società più equa e sostenibile. Lo storico Istituto Aliotti chiude il 2022 con un concerto di Natale in Pieve, annuncia l'apertura per l'anno scolastico 2023-2024 della scuola secondaria di primo grado. Il concerto di Natale dei bimbi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria dell'Istituto Aliotti di Arezzo, quest'anno ha avuto la splendida cornice della Pieve di Santa Maria. Innanzitutto un fine anno con anche una bella novità per il 2023. Sì, per il 2023 la scuola Aliotti, che attualmente va dal nido alla scuola primaria, aprirà la scuola cosiddetta media, scuola secondaria di primo grado, da settembre 2023 con la nostra attuale quinta e poi con gli esterni che vorranno aderire. Quindi una importante notizia, perché saremo l'unica scuola del territorio aretino paritaria con una scuola media, quindi questa è secondo noi una importantissima opportunità di crescita per la cittadinanza, per i nostri bambini, perché in un momento chiave dell'educazione, che è quello della scuola media, anche della preadolescenza, è importante dare un'educazione di un certo tipo, cercare di comunicare principi, valori. Ovviamente noi siamo legati alla nostra tradizione cattolica della scuola Aliotti, che è un'istituzione ad Arezzo da moltissimo tempo. Ecco, questa è la bella notizia natalizia, e quindi ci piace che tutta la cittadinanza possa saperlo. Don Alvaro ci ha appunto ospitato anche per questo momento di festa con tutte le famiglie della scuola Aliotti. E adesso a Castiglion Fiorentino, nel Consiglio Comunale di oggi, ha inaspettatamente presentato le sue dimissioni Luca Casagni, capogruppo di Castiglioni nel Cuore. Casagni, candidato a sindaco appoggiato anche dal PD, parla sia di motivazioni personali che politiche alla base della sua scelta. Le sue critiche vanno sia nei confronti della maggioranza, inefficiente, che nei confronti dei colleghi del gruppo di opposizione, Città al Centro, ritenuti non costruttivi. Sempre nel Consiglio Comunale di oggi è stata prorogata l'entrata in vigore della tassa di soggiorno al 1 aprile prossimo. E rimaniamo a Castiglion Fiorentino. Il gattino Giuliano è divenuto un vero e proprio simbolo della generosità dei castiglionesi ed ha attirato l'attenzione del presidente Gianni. Da sempre il comune di Castiglion Fiorentino pone attenzione nei confronti delle colonie feline. Il gatto è diventato ormai icona di tenerezza, sfatando il vecchio mito della diffidenza tipica dei felini. E grazie a questa bella storia di Natale capiamo come gli animali, in questo caso il gatto, sono parte integrante della nostra comunità. Così l'assessore Francesca Sebastiani commenta la straordinaria storia del gattino Giuliano, consolatore di anime, come lo abbiamo chiamato noi, che ammalato si sia potuto operare grazie ad una grande catena di solidarietà
solidarietà partita da un volontario della Misericordia. La storia ha attirato l'attenzione dei media nazionali ed oltre, addirittura del presidente della regione Eugenio Giani, che sulla sua pagina Facebook ha commentato: Giuliano è un gatto speciale, a Castiglion Fiorentino consola le persone che soffrono con coccole e fusa. Qualche settimana fa si è ammalato e grazie alla solidarietà di tanti è stato operato e ora sta bene. Davvero una bella storia di Natale. Ed è stato presentato il calendario di Arezzo Wave 2023. Calendario 2023 per la Fondazione Arezzo Wave sarà un 2023 di nuovo in musica, con delle unicità dentro a questo calendario. Assolutamente, guarda, siamo felicissimi di presentare un qualcosa di esclusivo, diciamo l'infanzia e l'adolescenza di Arezzo Wave, le copertine dei primi 12 anni e dei primi 12 dischi di Arezzo Wave che hanno fatto la storia del nostro festival, da Manu Chao a Ben Harper a tantissimi, a Ivano Fossati, a tantissima gente, e qui è raccolto in questo imperdibile calendario. Valenti ha poi spiegato che recupererà parzialmente il programma pensato per la festa di fine anno in piazza Sant'Agostino il 30 dicembre. Diciamo che il 31 abbiamo perso per fare questa festa, la faremo il 30 con la Coinè in uno spazio bellissimo, almeno due dei tre gruppi noi li porteremo lo stesso a Pescaiola al centro di aggregazione. Ci faceva piacere fare questo evento che portasse ad Arezzo un po' di internazionalità, avevamo collegamenti con Kiev, con Los Angeles. Siamo contenti invece che in questo periodo stiamo facendo anche altre cose, almeno fuori. Saremo a gennaio con Paolo Iannacci a Parigi, con Giorgio Poi saremo a Stoccolma il 23 e il 24 gennaio, quindi partiamo col bando di concorso, quest'anno ci sarà Bruce Springsteen come punto di riferimento. Un po' di cose le facciamo, vorremmo tanto che noi si fosse una risorsa per questa città, visto che portiamo il nome di Arezzo in giro per il mondo, ma ultimamente vorremmo tanto poter fare questo. Adesso in Val d'Arno, all'ISIS di San Giovanni, dove è in svolgimento la competizione di robotica educativa Robotic Trials. In pieno svolgimento all'ISIS Val d'Arno di San Giovanni la prima edizione della competizione di robotica educativa Robotics Trials. Sono gare competitive interne, quelli che vinceranno poi accumuleranno un punteggio che successivamente servirà per partecipare alle gare di robotica educativa regionale, nazionale e speriamo anche a livello mondiale. Alla competizione assistono anche le studentesse e gli studenti degli istituti comprensivi della Vallata. A loro disposizione anche alcuni laboratori dell'ISIS Val d'Arno per poter sperimentare direttamente le attività legate alla robotica educativa. Io sono uno dei ragazzi di quinta e si trova all'interno dei laboratori. E in questo caso io faccio parte dei ragazzi che si chiamano il laboratorio TPS, dove facciamo montare impianti che possiamo trovare tranquillamente anche nelle nostre case. Per esempio stamattina abbiamo fatto montare l'accensione da due punti di una luce, tranquillamente si può trovare anche nel nostro soggiorno. La competizione dei Robotics Trial rappresenta un momento importante per gli studenti. Prima di tutto perché è lo stare insieme tra ragazze e ragazzi dei vari ordini di scuole, poter anche socializzare in un momento apparentemente ludico e ricreativo ma didatticamente di grandissima importanza. E dall'altra parte tre giorni dove c'è anche l'aspetto agonistico, competitivo, che gli insegna a risolvere i problemi anche in diretta che si presentano sui campi di gara. Quindi questo è il problem solving, è la capacità computazionale, lo stare insieme agli altri, tre giorni di festa, bellissimo. Concerto domani alle 17 presso la CAMU di Arezzo di Luca Provenzani ed Enrico Guerrini, un pittore con cromatismi in movimento. L'appuntamento è sostenuto da Fondazione Guido d'Arezzo ed Agimus. Siamo arrivati al termine del nostro telegiornale, io vi ringrazio e ci fermiamo qui, passiamo la parola alla pagina sportiva con Luigi Alberti. Prima di chiudere però diamo uno sguardo a cosa succederà poi questa sera. Seguirà il TG TV Eventi che oggi ci parla della necessità di produrre meno rifiuti e di come farlo. Al termine quattro vallate all'insegna della sostenibilità condotto da Maria Stella Bianco. La serata proseguirà poi con Focus a cura di Susanna Cutini alle 23, il consueto appuntamento con Alessio. Arrivederci.